Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mondo è davvero comico, ma gli scherzi sono sull'umanità. La mia città ha guadagnato una certa notorietà nelle ultime settimane. Forse avrete sentito parlare della strana tempesta elettrica che è apparsa a Charlottesville, nel North Carolina, e poi sparita altrettanto rapidamente. O forse avrete letto sui giornali dell'improvvisa ondata di malattie mentali e aneurismi cerebrali. Non preoccupatevi però se non avete seguito i notiziari sugli svitati. Vi aggiornerò io. Come faccio a sapere così tanto? Beh, diciamo solo che io ero lì. Per cominciare, l'unica ragione per cui all'inizio mi sono trasferito in questo schifoso angolo sperduto d'inferno è perché la mia scelta di carriera rende in qualche modo difficile trovare un impiego. Vedete, la maggior parte delle imprese di pompe funebri sono a conduzione familiare, quindi naturalmente vengono applicate le leggi del nepotismo. Non importa che io abbia una laurea in scienze mortuarie o che abbia già completato il mio apprendistato e la certificazione da direttore a 24 anni. Il fatto che mio padre non possegga un crematorio significava che mi sarei ritrovato di fronte ad una lunga serie di porte chiuse per chissà quanto tempo. Ovviamente era così che andava, finché durante una visita a Bailey Meadows, la mia città natale, non fui abbastanza annoiato da decidere di rivedere un mio vecchio amico, Terry Liddell. Ho conosciuto Terry verso l'estate del 2005, in questo piccolo bar da quattro soldi chiamato Broken Window, dove a volte si esibivano delle band, se queste non riuscivano a trovare un posto decente. Ci siamo piaciuti subito, in un modo totalmente non omosessuale, e abbiamo passato un bel po' di tempo insieme, perché Bailey Meadow era il cazzo di posto più noioso di tutto il North Carolina. Per questo e perché la finestra era l'unico locale nel raggio di 20 miglia da casa mia che serviva alcolici ai minori. E così, dopo aver concluso il mio apprendistato a Raleigh, sono ritornato a vivere dai miei per la mancanza di lavoro. Venivo pagato come apprendista, ma l'impiego era considerato temporaneo nei migliori dei casi. Ho inviato il mio curriculum per email a tutta la costa orientale. Ho iniziato a impazzire dalla noia e finalmente mi sono sentito abbastanza motivato da guidare la mia Charger West lungo l'autostrada 42. Aver speso gli ultimi 4 anni a Raleigh mi ha fatto dimenticare che razza di buco di merda fosse Charlottesville veramente. È il tipo di posto dove le persone non falciano il proprio giardino per via della ferraglia nascosta nell'erba alta. La gente qui è una strana specie di montanari, un incrocio tra il tipo che vive sui monti Appalachi e gli abitanti più rozzi delle paludi. Anche il paese in sé è altrettanto tremendo. C'è l'area commerciale dove si radunano tutti i fattoni, una biblioteca che puzza di piscio, un campo caravan, la chiesa battista della Trinità, un ospedale e il centro città, che include il Broken Window, un paio di attività a conduzione familiare, l'ufficio postale e il palazzo di giustizia. Il resto di Charlottesville non è altro che una serie di case coloniche abbandonate per circa un raggio di 5 miglia e le rovine di una vecchia cartiera saltata in aria nell'88. Ho trovato Terry dietro il bancone del Window, indossava una maglietta della Sonic Youth e puliva i boccali. È saltato fuori che lui e un tizio di nome Franklin avevano comprato il locale 3 anni prima e a quanto sembrava avevano mantenuto le cose come allora. «Non aggiustare quello che non è rotto», disse Terry. Dopo avermi aggiornato sulle novità e aver riso per quella volta che colorammo con le bombolette spray il cane della signora Patterson dopo qualche bicchiere di Wild Turkey, alla fine Terry disse che l'agenzia di pompe funebri Brunswick aveva bisogno di un nuovo imbalsamatore, dato che il precedente era andato fuori di testa e si era impiccato o qualcosa del genere. Era come se Terry mi avesse voluto calmo e ubriaco prima di dirmi qualcosa di veramente importante. Gli ho dato dello stronzo e abbiamo riso così tanto che sono caduto dallo sgabello. È stato a questo punto che Terry mi ha costretto a dargli le chiavi della macchina. Mi sono svegliato il mattino seguente con la stessa sensazione che immagino proverebbe un cadavere se venisse riesumato
e venisse colpito in faccia con un badile. Insensibile, ma in qualche modo ancora dolorante. L'altra cosa che ho notato è stata che non mi trovavo a casa dei miei genitori. Ero sul divano di Terry, o almeno speravo fosse quello di Terry. Dopo essermi trascinato in cucina, ho bevuto almeno 4 litri d'acqua direttamente dal rubinetto prima di vomitare, risputandola tutta. Il rumore dei miei conati doveva essere forte, perché la cosa successiva che mi ricordo è una voce sconosciuta alle mie spalle. Una voce di ragazza. «Tu devi essere Stefan!» Terry mi aveva detto che eri un pesopiuma. Mi sono girato per vedere a chi appartenesse quella voce. Era una spanna più bassa di me, pallida, magra come un fruscello e con uno di quei tagli di capelli asimmetrici che erano diventati di moda. Inoltre indossava una maglietta nera di 2 taglie troppo piccola ed era senza pantaloni. Aveva solo un paio di slip rosa con una zip sul davanti. «Chiamami Harris e Terry è uno stronzo. Dovrebbe sapere che deve tenermi lontano dall'acqua di fuoco, da quella volta che gli ho sbottato su tutta la batteria», dissi pulendomi il vomito dalle labbra mentre cercavo di non guardarla in mezzo alle gambe. Ovviamente davo per scontato che questa tipa fosse la ragazza di Terry, o quantomeno qualcuna con cui non bisogna essere beccato con un alzabandiera. «Beh, Harris, sono contenta che tu abbia fatto spazio per la colazione, perché sto per fare i waffle». «Cazzo, sì, i waffle». Durante la colazione ho scoperto che il suo nome era Billie Joe Kimble. E sì, era la ragazza di Terry, fidanzata per la precisione. Si sono conosciuti al The Broken Window 3 anni fa. Billie era la bassista di un gruppo chiamato Chop the Willow, a cui si era unita dopo essersi trasferita qui a Jacksonville. Il perché sia venuto a vivere di sua spontanea volontà in questa fogna va al di là della mia comprensione, ma sembra piacerle qui. «Ha qualcosa che non puoi trovare in città», disse. «In questo posto c'è qualcosa di misterioso». A ripensarci, probabilmente Billie aveva ragione. Ecco, un po' di mistero storico per evitare di annoiarvi. Come ho detto prima, c'era una cartiera appena fuori dal paese che è andata a fuoco nel 1988. Un incidente industriale o qualcosa del genere. Ad ogni modo, morirono un sacco di persone nell'esplosione che ne risultò, danneggiando enormemente l'economia della città. Questa non è la parte strana. Quello che è interessante è che prima di tutto la polizia non era riuscita a risalire alla causa dell'incendio. Non c'era alcun segno di incendio doloso, né di guasti alle apparecchiature, solo un bel po' di grattate di testa per la confusione delle voci. Su cos'erano queste voci, vi chiederete? Beh, secondo le testimonianze, diverse persone che lavoravano a quel piano hanno dichiarato di aver sentito delle risate poco prima che scoppiasse l'incendio. Risate da maniaco, come quelle di qualcuno che stesse facendo uno scherzo malato. Dopo aver fatto colazione, ho fatto una doccia e mi sono preparato per andare a Brunswick. Fortunatamente per me avevo già indosso un completo, così non avrei sfigurato. Ho ringraziato Terry e Billie per avermi lasciato dormire sul loro divano e mi hanno augurato buona fortuna. A dirla tutta, Terry mi ha augurato buona fortuna e mi ha offerto un passaggio. Ho rifiutato, in quanto Charlottesville è così dannatamente piccola che l'unica ragione per cui qualcuno che viva qui possieda una macchina è che così può andare via. Seriamente, ci ho messo 15 minuti a piedi per arrivare alle onoranze funebri. Ci sarei arrivato prima se non mi fossi fermato a un benzinaio per comprare un pacchetto di Camel. Non mi stancherò mai di ripeterlo, fumare è un'abitudine terribile che ti ruba tutti i soldi e limita la tua capacità di correre per periodi prolungati di tempo. La prima cosa che ho notato una volta arrivato alle pompe funebri di Brunswick è stata la totale assenza di persone alla reception. Normalmente dovrebbe esserci qualcuno che sorvegli l'ingresso, in genere da dietro una scrivania o da un ufficio vicino. È vero, spesso è preferibile telefonare in anticipo per fare i preparativi del funerale. Ma c'è davvero bisogno che ci sia un qualche tipo di accoglienza per chi potrebbe entrare. La seconda cosa che ho notato sono state le belle donne appassite sul tavolino da caffè. Piuttosto poco professionale, secondo me. Dei lilà o delle orchidee bianche sarebbero state migliori e preferibilmente fiori freschi. In ogni caso, ho deciso di aspettare finché non fosse arrivato qualcuno e nel frattempo ho fatto un'occhiata in giro per la sala d'attesa, esaminando le foto in bianco e nero e incorniciate alle pareti. Delle immagini alquanto comuni, alberi, animali che dormono, chiese, ritratti dell'epoca vittoriana e altre foto vagamente luttuose. Un decoro appropriato, come non ne avevo mai visti.
Una cosa interessante sui ritratti del XIX secolo è del perché sembrino così inquietanti. La maggior parte delle persone che vedete in essi erano già morte nel momento della foto. Una volta la fotografia era un processo che richiedeva tempo, il che significava che i soggetti dovevano rimanere fermi per un paio d'ore, mentre il nitrato d'argento impressionava la lastra. Inoltre era molto costosa e di conseguenza se ne faceva uso in occasioni speciali. I funerali erano tra queste. E dato che le foto venivano scattate a una persona o a delle persone post mortem, non c'era bisogno di preoccuparsi che venissero mosse. Stavo pensando a questo mentre osservavo una fotografia di una ragazzina con gli occhi spenti, sistemata su una sedia, quando ho sentito una porta chiudersi da qualche parte nell'edificio. Mi sono voltato. Ho visto un uomo dall'aria confusa in piedi davanti a me. «Posso aiutarla, signore?» ha chiesto dopo qualche secondo di imbarazzo. Era un signore di quasi 60 anni. Indossava un paio di occhiali a montatura leggera e mostrava segni di una calvizie indesiderata, ma niente che avesse potuto immediatamente farti chiedere se gli piacesse o meno sodomizzare i morti. Credetemi, la necrofilia non è una caratteristica desiderabile in un datore di lavoro. «A dire la verità, sì. Ho sentito che avete bisogno di un nuovo imbalsamatore. Gli ho teso la mano. Credo di poter essere io la persona per quel lavoro. Sono Stefan D. Harris. È un piacere conoscerla, signor Burswick», disse stringendomi la mano. «Alfred Burswick. Ed è vero, sì. Ho perso il becchino a cui mi rivolgevo più spesso qualche settimana fa. È stato un vero peccato», sospirò dalla frustrazione prima di continuare. «Ci siamo solo io e Leonard a condurre questo posto da allora. Parliamo. Prima di tutto, hai mai svolto un apprendistato?» Circa un'ora più tardi il contratto era stato firmato. Ero riuscito finalmente a intraprendere l'occupazione che avevo scelto. Quindi che importava se era Charlottesville? Avrei sempre potuto chiedere un trasferimento dopo qualche anno. Ma per il momento era venuto il tempo per me di brillare. Non ci ho messo molto per abituarmi a lavorare per Mr. Burswick. Infatti, dopo la prima imbalsamazione, mi ha praticamente lasciato fare le cose a modo mio. Dopotutto, ho passato la mia intera vita da adulto a formarmi per questo tipo di lavoro. Ogni volta che volevo sapere dove fosse tenuto un particolare riempitivo per ferite o un disinfettante, dovevo solo chiedere a Leonard. Lenny si occupava della cremazione al Burswick, ma di tanto in tanto si occupava anche dell'imbalsamazione. Ma il più delle volte si trattava delle stesse procedure standard che avevo svolto a Raleigh. Per prima cosa si pulisce il defunto, poi si massaggia il corpo per attenuare il rigor mortis. Successivamente si chiudono gli orifizi, suturo le ferite aperte, inizio l'imbalsamazione delle arterie, occludo con del filo la bocca e le palpebre, concludo l'imbalsamazione ipodermica, vesto il cadavere, applico il trucco e lo porto nella stanza dove viene celebrata la veglia. Non dovevo neanche occuparmi dei familiari o controllare i certificati di morte. Come direttore tecnico dell'impresa funebre, era il signor Burswick che si occupava di tutta quella roba. L'unica altra dipendente dell'impresa era la fiorista, receptionist consolatrice Madeline Wade. Ora, prima di continuare, vorrei dire che il lavoro all'agenzia Burswick procedeva in maniera moderatamente stabile. Ma questo non perché a Charlottesville si morisse in continuazione. La maggior parte dei nostri clienti veniva da un grande gruppo di persone provenienti dalla contea di Pitt, che ci sceglievano circa una volta al mese per le nostre parcelle più modeste rispetto alle altre agenzie. Così, dopo circa un mese, avevo messo abbastanza soldi da parte per acquistare subito una casa a Charlottesville, per il prezzo di un'auto usata. Era un piccolo edificio a due isolati dal Broken Window. Le cose andavano bene per la maggior parte del tempo. Odiavo il paese e tutte quelle bandiere confederate, ma essere ritornato in sintonia con Terry me lo rendeva più sopportabile. Dopo aver lavorato quasi tutte le notti, sono passato al Window, ho bevuto qualche bicchiere di Wild Turkey e ho discusso con Terry su quale attore di The Rocky Horror Picture Show fosse già morto. Altre volte mi fermavo ad ascoltare i Chop the Willow o provare i loro pezzi nel garage di Terry prima di andare a dormire. La band di Billy era sorprendentemente decente, lo devo ammettere. Avevano quel tipico suono sporco alla Black Angel o la Murdered by Death che si sposava bene con un pubblico che proveniva principalmente dalla classe operaia del sud. Per farla breve, le cose procedevano bene, fino al giorno in cui trovai la cosa nella giara.